Siamo pronti per la tua campagna. Siamo pronti per partire, ma c'è un'ultima domanda da porsi. Quanto chiedere? È importante questa domanda, molto importante, perché prima di tutto il crowdfunding funziona con la formula o tutto o niente. Cioè, se raggiungi l'obiettivo, ti vengono dati i soldi. Se non lo raggiungi, non ti viene dato niente. Soprattutto, viene immediatamente riaccreditato l'importo che hanno pagato i tuoi sostenitori, che in quel modo quindi non hanno nessun tipo di spesa, purtroppo. È bene prepararsi bene a questo punto e chiedere una cifra che sia effettivamente raggiungibile. Prima di tutto perché una campagna di successo è molto motivante. Oltre a darti dei soldi, ti dà una bella spinta per la tua musica e soprattutto ti dà un bello stimolo per continuare. Ti carica, ti porta quell'entusiasmo che è fondamentale per un musicista che vuol proporre la sua musica. Oltre che una bella spinta per il progetto che effettivamente hai lanciato. La cifra da chiedere può essere ben diversa da quella che effettivamente ti serve. Magari hai bisogno di molti più soldi e con il crowdfunding finanzi soltanto una parte. Però è bene partire bassi. Prima di tutto per avere un importo che è effettivamente raggiungibile. Secondo perché una volta raggiunta la cifra puoi anche superarla. Puoi anche addirittura raddoppiare l'obiettivo. Quindi conviene partire bassi e poi raggiungere l'obiettivo prima possibile per andare anche oltre. Come si fa a stabilire qual è la cifra adatta? Conviene da dare un'occhiata ai social, non tanto ai contatti, al numero di mail, eccetera, ma quelli che sono i contatti attivi, quelli effettivamente rispondono, quelli che partecipano ai tuoi post, alle tue pagine e le persone con cui hai un dialogo diretto. Per fare questo, sulla home di MusicRaiser c'è il Crowdfunding Calculator, che in base ad alcuni dati che mi inserisci ti dice la cifra indicativa che puoi raggiungere. Questa stima si basa su tutte le campagne che finora si sono svolte su MusicRaiser, con successo e non. Testato sulla mia pelle, ti posso dire che il Crowdfunding Calculator funziona. Per il mio primo album, Days Gone By, ho fatto questo test e poi, prima di lanciare la mia campagna, che trovi il link qua sotto, ho inserito anche una cifra più bassa perché volevo essere sicuro. Infatti, dopo 30 giorni ho raggiunto l'obiettivo e sono riuscito a fare anche un 20% in più. Senza impegno lo puoi tranquillamente provare e vedere che cifra ti verrebbe fuori. Una volta stabilita la cifra, è il momento di partire. Se sei su YouTube, iscriviti al canale DJ Nejo, un bel mi piace e segui per tutti gli altri video. Se invece sei su Facebook, un bel mi piace e condividi. Alla prossima!